Poltronissima questa sera è al Teatro Gioiello di Torino. Tra poco ci godremo la ciliegina appunto sulla torta, scritto e diretto da Diego Ruiz, e noi siamo felicissimi perché siamo in compagnia di Blas Rocarei e di Angelillo e Deborah Caprioglio. Benvenuti! Ciao, ciao, ciao a tutti! Ciao! Ciao! E anche Rocco ovviamente, che non può mancare. Il grande Rocco. Blas, questo è un testo molto divertente, si parla dei rapporti di coppia, ma c'è una preoccupazione grande perché, come dire, c'è un figlio che in questo momento non è qua, è del Mofabo che salutiamo, che deve presentare a voi chi? Una persona che insomma è un po' una preoccupazione, questa nuova fidanzata, vero? Sì, anche perché noi non sappiamo che deve presentare, a un certo punto dice io sono venuto qui per presentare la nuova fidanzata. La nuova fidanzata non è quello che noi ci aspettiamo, insomma, quello che uno si aspetterebbe da un ragazzo di 25-26 anni. Il bello dell'inizio, della prima parte della commedia, sta in questo. Non possiamo svelare di più, ci sarà un bellissimo colpo, un doppio colpo di scena, super sotto finale proprio. La compagnia è molto divertente, la commedia ha un grande ritmo, ci troviamo molto bene, ci si diverte, e io ho sempre pensato che quando gli attori si divertono sul palco, in maniera intelligente naturalmente, e il pubblico lo percepisce ed è un valore aggiunto. Io credo che noi a questo giro ci abbiamo un valore aggiunto. E sta arrivando in diretta Delmo Fabo. Ah, vedi, tuo figlio sta arrivando, eh? Sì, adesso lo scrido perché è sempre in ritardo come tutti i figli. Datti una mossa un attimo, guarda se dobbiamo aspettare a te, roba da pazzi. Ecco, va bene. Mentre lui si prepara e si fa bello, anche se non ne ha bisogno perché è un gran figo. Tutto la mamma, ha preso tutto da me. Sì. E lo vedrete quanto è uguale. Proprio sì, sì, è scurissimo. Ed il tuo personaggio è un personaggio un po' spigoloso. Ecco Adelmo Fabo, vieni Adelmo, vieni, mettiti vicino a Maxone. E abbiamo, ecco, è arrivato anche Adelmo Fabo. Ed il tuo personaggio è un personaggio un po' spigoloso. Ti piace tanto, vero? Ma come mai? È lontanissimo da lei. Un po' spigoloso direi che è un eufemismo, nel senso che lei è pessima. È una donna terribile, vuole controllare tutto e tutti, è insopportabile. Che altro posso dire? È così negativa in tutto che risulta poi così folle e simpatica, quindi fa ridere. Simpatica, lo dice lei. Tutta la prima parte era giusta, il resto siamo, cioè, sono sue conclusioni. Azzardate conclusioni. Ma vi rendete conto che questo è il terzo, quarto, quinto spettacolo che faccio con questo orribile... Pensavo marito. Con questo, no! Con questo orribile uomo peruviano che mi rompe le balle. Anche in scena, soprattutto le diatribe mi piacciono e devo dire che portano il pepe e il sale a questo spettacolo grande. Ed è tutto. E nel secondo spettacolo. E allora devo dire, insomma, Deborah Caprioglio, Adelmo Fabo. Adesso passo il microfono al nostro Maxone. Vai. Infatti, perché qua bisogna capire chi è la ciliegina, chi è la torta, insomma. E allora parto. Ma Deborah, insomma, tu sei un po' la pietra dello scandalo in questa commedia. Tu come ti senti in mezzo a queste persone che, insomma, ti guardano anche con molta attenzione e sospetto? Ma essere la pietra dello scandalo è bellissimo! L'ho sempre fatto! No, sto scherzando. Allora, no, allora la ciliegina è praticamente non si sa chi è la ciliegina, così come non si sa chi è la torta, perché io voglio lasciamo un po' di sorpresa. La cosa certa è che sono una tardona che sta con un 25enne, un toy boy, che però adesso va tanto di moda e quindi è molto... è molto trendy, no? Assolutamente trendissimo. Adesso delle tardone, ma proprio alla grande, con dei ragazzi. Io non ce la farei, però. Infatti, ogni volta guardo lui, dico amore, sei bellissimo, eccetera. Però proprio è come se fosse mio figlio. Come non è vero? No, potrebbe essere mio figlio, veramente. Nel senso che io guardo lui e vedo, gli ho detto, sei assessuato per me, Adel. Perché Adel, Adelmo, insomma, sì, c'ha tutti questi nomi molto esotici. Figo avere più nomi. Ma allora tu Adelmo, la tua è una questione di portare a casa, no, di incoscienza o coraggio? Di amore. D'amore, quindi io voglio portare finalmente questa persona con cui mi trovo bene, con cui mi diverto, però c'è la mamma che... Assolutamente, lo capisco però, potrei capirlo un pochetto, nel senso che un ragazzo di 25 anni con una che potrebbe avere appunto la stessa età della mamma, uno ci rimane un po', poi
teniamo presente che il mio personaggio è terribile, quindi ci sta tutto, insomma. E anche per lui che fa il moderno, eccetera, nel momento in cui non è tanto contento neanche lui, eh? Io sì, mostro una con certa nonchalance, diciamo, nell'apprendimento di questa notizione, però poi sotto sotto si capisce a un certo punto dello spettacolo che anch'io un po' tentenno effettivamente, insomma, sì. Quindi alla fine, ecco, quanto è importante il giudizio poi della società, perché è anche un po' questo che ci limita, vero? Assolutamente, perché è un fatto culturale, nel senso siamo abituati a vedere donne di 20 anni con dei tardoni di 50, 60 e passa, e noi ne abbiamo una sfilza qui in Italia e nel mondo. Quindi adesso anche il fatto, non so, Macron per esempio, che ha una moglie che ha quasi 30 anni più di lui, quasi, ed è uno scandalo, nel senso che non fanno altro che, insomma, stare addosso a queste persone. Quindi è un fatto di cultura. Forse fra 10-20 anni sarà normale, forse, non lo so. Ecco, Diego Ruiz ci abitua sempre a questi spettacoli che comunque fanno sorridere, ironici, ma fanno riflettere anche tanto, vero Deborah? Sì, diciamo che allora io è la prima volta che lavoro con Diego, sono molto felice, ci siamo rincorsi per tanti anni, ma poi per impegni reciproci non ci siamo mai riusciti. E sicuramente questa commedia è nel suo stile e devo dire che ha una grandissima capacità di sorprendere. Questa commedia ha dei risvolti finali che sono una bomba e che nessuno si aspetta, ma non perché non siano argomenti che non vengono trattati nelle commedie, ma semplicemente perché è costruita così bene che nessuno poi si aspetta questo epilogo, perché la commedia porta verso altro, perché è scritta proprio molto molto bene, quindi diciamo che alla fine c'è questo finale sorpresa che non sveliamo. E comunque io mi spoglio nuda alla fine, questa è la sorpresa, ecco. E l'assassino non è il maggiordomo. Adelmo. All'intervallo c'è un fuggi-fuggi. Adelmo, è stato difficile approcciare con questa commedia? Allora, fortunatamente no, perché ho avuto la fortuna di avere questi compagni di viaggio con cui non guardare così male. Con cui mi sono trovato molto bene, sì. Quindi è stato tutto molto più soffice l'approccio. Sì. A livello tecnico è stato difficile, ma giusto il tempo di abituarsi, perché è una commedia brillante, quindi si basa molto sul tempo-ritmo, sulla ritmica, quindi appena non hai quelle tempistiche giuste si ammorbidisce tutto, si affloscia tutto. Si ammoscia, insomma. Qua... tutto, quindi solo a livello tecnico, però poi basta prendere il via ed è tutto... I vostri occhi dicono tanto, quindi assolutamente ringraziamo Blas Roccarei, Eddie Angelillo, Deborah Caprioglio e Adelmo Fabo, la ciliegina sulla torta, a teatro! Ciao! Ciao.